Ciao ragazze e ciao ragazzi, sì, sono ancora sistemate in questo modo, ma ho dato un ulteriore sguardo ai prodotti di cui vi volevo parlare e ne sono spuntati altri 4. Sono tutti di idratazione, quindi li metto tutti insieme e ne parlo in questo video, poi li carico un pochino alla volta. Allora, come vi dicevo, sono tutti prodotti di idratazione e ora andiamo a parlarne. Il primo di cui voglio parlare è questo della Benecos, è un body lotion, quindi una lozione per il corpo ad albicocca e sambuco da 150 ml. Questa confezione mi fu regalata da mia cognata a Natale. C'era il gel detergente, il shower gel, lei e la crema mani che non ho ancora iniziato a utilizzare, e lo shampoo lo tengo qua sotto, Melissa e Ortica, che vi ho recensito nei 2 video precedenti. Vi rilascio giù nell'info box tutte le recensioni affini. Questo è, abbiamo detto, la lozione corpo ricca texture con oli di nocciola di albicocca, idrolato di fiori di sambuco e un complesso di 7 bioestratti per una pelle morbida e vellutata. Mi piace tantissimo, anche perché, come dice la descrizione, ha una profumazione veramente paradisiaca. Il prodotto non è pesantissimo, anzi è veramente molto delicato, non lascia scie bianche, si assorbe in modo rapido e indolore e rilascia sulla pelle, specialmente ovviamente in combo con il suo shower gel, una profumazione, la stessa profumazione prolungata durante l'intera giornata. L'altro pomeriggio siamo stati alle terme. Ovviamente le terme ti lasciano quel profumino non troppo carino addosso. Ho lavato la pelle con lo shower gel, gli ho messo questa sopra, poi sopra ancora ci ho messo anche altro profumo. Comunque, già con lo shower gel e la lotion, la body lotion, io non puzzavo più di terme, ma avevo questo buon profumino di albicocche. E poi è molto idratante, quindi è piacevole. Non è pesante per l'estate, ma è molto idratante e rigenera la pelle, quindi mi sta piacendo tanto. Altro prodotto, però questo è della Botanica Naturalmente, è la crema gel gambe, effetto leggero e rinfrescante, con mentolo, bioestratto di calendula, bio acqua di vite rossa. Allora, è un'emulsione gel cosmetica nutriente delicata a rapido assorbimento che dona sollievo alle sensazioni di pesantezza e stanchezza delle gambe grazie al prezioso effetto rinfrescante. Risulta particolarmente indicata nella stagione calda, vabbè, o quando si sta a lungo in piedi. C'è il mentolo ad azione rinfrescante, estratto di calendula dalle proprietà calmanti e lenitive, acqua attiva biologica di vite rosse e melitolo, non so cosa sia, dalle proprietà toniche, olio di mandorle dolce, olio di riso, dalle note proprietà emollienti, vitamina E che è un antiossidante, vitamina PP, nota per l'azione coadiuvante del microricircolo. Ok, vabbè, ti consiglio anche ovviamente di conservarla nel frigo per aumentare l'efficacia. È da 200 ml. Io non la sto ancora tenendo all'interno del frigo, ma la lascio comunque sulla mia postazione. Non sempre. Allora, la utilizzo dopo ogni doccia per dare vitalità alle gambe, però di tanto in tanto, quando le sento proprio che le trascino, la metto dalla caviglia a dietro al ginocchio, facendo un piccolo massaggio rivitalizzante. La sensazione di fresco mi arriva su fino al naso, mi rinfresca tutto e mi aiuta a rimettere in circolo la mia vita, a rimettermi in movimento. Tante volte dopo che l'ho messa mi metto 5 minuti con le gambe alte, quindi mi metto a terra con la schiena a terra, le gambe vicino al muro o sul letto, è uguale. C'è il cagnolino che sta dormendo vicino ai prodotti smaltiti, poverino, scordo di toglierlo, non so se si riesce a vedere. Ciao là. Povera Ninnina. Comunque, mi piace tantissimo. Io poi adoro tutte queste creme che aiutano a rinfrescare. Il più delle volte sono
tutte ottime. Penultimo prodotto di cui voglio parlare è questo lip balm, sì, della linea dolcezza della Alan. La linea si chiama Ape Lab, è un idratante emolliente vellutante alla cera d'api propolis burro di karité, quindi uno stick nutriente attenua gli effetti del sole, del freddo, del vento, del mare, di tutto, come in montagna, al mare come in montagna, arricchito di cera d'api e burro di karité, restituisce idratazione e elasticità alle labbra, mentre il propolis, dalle proprietà dermopurificanti, lenisce i fastidiosi bruciori dovuti dalle screpolature e arrossamenti. L'uso costante mantiene le labbra soffice, compatte, ottimamente idratanti. Lip balm non dice più nulla. Ovviamente certificazioni a gogo, 18 mesi dall'apertura. Nickel, no, non c'è scritto più niente. E bio. Volevo capire da quanti grammi è, non me lo scrive. Vabbè, è un made in Italy, sì, la marca è italiana. Dentro c'è altra scrittura, me l'ero dimenticata. Formula naturale, senza petrolati, siliconi, oro minerali, lanoline, quindi anche vegan, sì. PEG, coloranti, massima tollerabilità cutanea. Vabbè, laboratori, ci sono tutti gli ingredienti, basta. È un prodotto ovviamente in stick, io ovviamente lo sto già utilizzando da parecchio tempo, quindi l'ho consumato, lo metto di norma 2 volte al giorno, non di più, anche una volta di solito, a volte, quando la mattina metto un protettivo, quindi qualcosa con SPF, ovviamente questo lo salto, e lo utilizzo tantissimo la sera. Ha un profumo delicato di miele, mi piace tantissimo. Lascia le labbra, io di solito, come stavo dicendo, lo metto la sera e quindi ha tutto il tempo di agire durante la notte. La mattina ho le labbra morbidissime. A volte d'inverno l'ho utilizzato anche durante il giorno prima del trucco, non scioglie rossetti, anzi la durata, specialmente per i rossetti opachi, viene prolungata perché sotto le labbra sono più morbide e più elastiche. Mi è uscito 2 volte l'herpes, però non è così tanto protettivo, però sono anche io che in questo periodo sono un pochino più stressata e quindi ovviamente l'herpes mi esce molto più spesso rispetto a quando si è più tranquilli col cervello. Comunque questo prodotto mi piace tanto, faccio un profumo buonissimo, di solito quelli di burro e cacao non è buoni, vai a metterlo più volte e ti secca comunque, con questo non ce n'è bisogno, una passata e buonanotte al secchio. Ultimo prodotto, questo è un prodotto di Bottega Verde, fa parte della nuova collezione estiva di make up della Bottega Verde, il gel corpo tonalizzante e illuminante con acqua di cocco, è da 40 ml, l'ho preso in offerta se non erro sotto i 10 euro. È un gel trasparente, non so se si riesce a vedere, con dei microgranuli colorati. Ci sono marroncini, gialli, arancioni, tutto in un gel. Voglio metterne un po' sulla mano, così. Questo gel trasparente con questi pallini si vanno a scoppiare e aiuta a regalare alla pelle un quarto di tono di abbronzatura quando non ce l'hai, in più rilascia anche dei piccoli brillantini che non guastano mai in estate su una pelle abbronzata. Allora, io al momento sono praticamente una mozzarella, al mare ci sono stata una volta e sono stata una volta alle terme, quindi abbronzatura, io sono qua, l'abbronzatura è sulla luna, quindi non se ne vede. Però ho utilizzato questo prodotto sulle gambe, sempre al matrimonio di mia cugina, dove avevo un vestito con le gambe scoperte, un vestito che ho messo la fotografia su Instagram,
sto persa ormai. Comunque mi ha regalato quel quarto di tono in più che ha ricompattato, perché ovviamente con un po' di abbronzatura, piccole magagne, muscolo un pochino sceso perché non faccio palestra da un po', viene risollevato il tutto otticamente e la gamba sembra più affusolata, più leggera. Mi ha aiutato tanto, ne ho messo anche un pochino più, sperando un pochino più di abbronzatura, però ovviamente un quarto di tono non è di più. E in più è anche idratante e lascia un leggero strato luminoso sulla pelle, che come dicevo prima, rende la pelle della gamba molto più bella. Avrei dovuto metterlo anche sulle braccia, ma me ne sono dimenticata. Non fa niente, sarà per la prossima occasione. Ok, dopo queste recensioni mi ristrucco la mano, perché tanto ormai qua tra creme, cremine, eccetera, c'ho la mano che devo andarmi solo a lavare. Io spero che queste recensioni sui prodotti di idratazione, come i precedenti video, vi siano stati utili. Io nel frattempo vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba! L'ultima frase, noi ci vediamo nel prossimo video, l'ho rubata, ora me ne sto rendendo conto, a Gabriela, quindi non lo devo più dire. Non è che non mi piace la frase, anzi adoro Gabriela, però ovviamente quella è la sua frase. Io vi mando solo un grosso bacino, un grosso bacione e in gamba. Alla prossima, ciao!